ci divertiamo, balliamo, siamo allegri. E voi come state? Tutto bene? Qui c'è Luna che vi saluta insieme alla sua pecorella, il folletto che vi saluta, pronto a leggere i vostri messaggi. E allora, oggi realizzeremo tante cose carine riguardanti. Che cosa riguarda oggi? Che faremo, folletto? Faremo dei bellissimi strumenti musicali, perché la musica è molto importante, anche il ritmo, per imparare a parlare bene. Sì, avete capito bene. La musica e il ritmo sono fondamentali per lo sviluppo del nostro linguaggio e dobbiamo iniziare sin da piccolini a lavorarci. E allora, folletto, c'è qualche messaggio di saluto? Mentre aspettiamo gli altri bimbi. Anna, bentornata maestra. Bacio al folletto supera Luna. Siamo in viaggio. Ciao, state attenti, guidate Rosy, lentamente. ciao maestra. Dai, Ciao Rosy, ciao Samuel, ciao Gloria, adesso Samuel ci deve dire qualche cosa. ciao maestra, ciao folletto. Coso Luna. Ciao Dario, benvenuto anche a te. Aspettiamo che si collega qualcun altro. Mi raccomando, mettete mi piace al video che state guardando, se vi piace ovviamente. Il folletto dice, devono mettere sempre mi piace. Non devono mai mettere il pollice verso il basso. L'altro giorno abbiamo parlato della giornata della Terra, martedì. Oggi invece è un'altra giornata importante, è la giornata del libro, la giornata mondiale del libro e dell'importanza dei libri e dell'importanza della lettura. Ed è quello di cui noi parliamo sempre, vero bimbi? Dell'importanza dei libri, di leggere, che i libri ci permettono di arrivare in posti lontani, di far crescere la nostra immaginazione. E impariamo tante, tante cose importanti attraverso i libri. Quindi mi raccomando, quando poi ci sarà la possibilità di scendere nuovamente con tranquillità, andate nelle librerie con mamma e con papà e andate a sfogliare i libri e ne sceglierete uno che vi piace di più, lo acquistate e poi a casa lo leggete in tutta tranquillità. È bellissimo l'odore dei libri, delle pagine, è qualcosa di speciale. Folletto, c'è qualche altro messaggio? Dario, ciao Luna. Ah, ciao Luna, Luna ti salutano Luna, vieni qua, saluta pure tu. Ciao bimbi, saluta Luna. Mi vuole sempre dare morsi, ma come devo fare? Morsi? Sono un hamburger per lei, effettivamente. E allora, aspettiamo che arriva qualche altro bimbo che si connette, qualche altro bimbo che ci saluta. Ma oggi non c'è la mia mod, Anna. Oggi avevo una riunione, anch'io sapete, ho da poco finito una riunione importante con le colleghe, con la preside. E ho detto: ma io devo andare dai miei bimbi, ci sono i miei bimbi che mi aspettano, come devo fare? Però ce l'abbiamo fatta. Però c'è Daniele, E sono qua insieme scenderà. a voi. Ciao Daniela, benvenuta. Hai notizie di Anna, la mia Anna? Dov'è la mia Anna? Dov'è la mia Anna? Non posso iniziare se non c'è la mia Anna. Fammi sapere. Allora non iniziamo, dice il folletto. No, 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 che iniziamo. Allora, abbiamo iniziato con questa bella canzoncina degli strumenti musicali che poi alla fine metteremo di nuovo e balliamo tutti insieme. Vi voglio tutti in piedi a ballare insieme a noi. Scopriamo all'interno del nostro baule magico oggi che libro ci avrà portato, che sorprese ci saranno. Vogliamo scoprire? Apriamo, apriamo il nostro baule magico e vediamo il grande libro delle storie che cosa ci avrà portato. Wow! Ma lo vedo un pochettino più spesso questo libro, il grande libro delle storie. Ma che cosa c'è? Vedete? È un pochettino pacioccone. Ma c'è qualcosa dentro! Qualcosa di magico, Luna! Guarda, guarda, Dora! Guarda il libro! Questa bacchetta! È una bacchetta di un mago, forse, folletto? Che dici? Ho una bacchetta per cucinare, per girare la pasta, forse? No. Secondo voi che bacchetta è? Vediamo se indovinate, vediamo chi è il primo che scrive che cos'è questa bacchetta, che cosa può servire visto che oggi parliamo di strumenti. Anna Daino, benvenuta! Che cosa ci ha scritto Anna Daino? Ciao Anna, non potevamo iniziare senza di te. Daniela, No, no, ancora non abbiamo iniziato. ciao Luna,
ciao Colletto. Ciao Daniela. Daniela, buon giovedì pomeriggio, maestra Melania. Melania, a tutti voi, questo è un altro. Ciao Daniela, grazie e benvenuta a te, buon pomeriggio anche a te. Rosy, il libro che mi hai portato, il libro che mi ha portato il Folletto è bellissimo. Sì, perché sapete, vi devo dire che ieri il Folletto ha recapitato il libro a Samuel. Vi ricordate che martedì abbiamo fatto il giochino sul per la giornata della Terra? Abbiamo fatto un indovinello, una domandina, e chi indovinava aveva in premio il libro Bea per l'ambiente? Ecco, il primo è stato Samuel e ieri è stato recapitato il libro direttamente a casa sua e mi ha mandato un video speciale in cui saltava, ballava, era contentissimo. E noi siamo contenti per te, Samuel. Mi raccomando, leggilo, guarda tutte le immagini, poi fa un bel disegno, va bene? E poi me lo fai avere. Ci sono altri messaggi, Folletto? Qualcuno ha scritto a cosa può servire questa bacchetta? Forse per trasformare Luna? Aspetta, Rosy, grazie. Grazie, prego. No, c'è l'accento. Vai, vai avanti. Valeria, ciao a tutti. Ciao Valeria, benvenuta. Rosy, per la batteria. No, Rosy, quasi no. Daniela, chissà che cosa ci racconterai oggi. Intanto voglio vedere chi scopre a cosa serve questa bacchetta. Per cucinare la pasta, per trasformare Luna. Però oggi parliamo di strumenti musicali, quindi a cosa può servire questa bacchetta? Vediamo chi indovina. Angela, sono arrivata ora. Ciao Angela, benvenuta. È Marta forse, vero? Angela, sei Marta che scrivi, che usa il telefono della mamma. Mi sembra che è Marta, se non ricordo male il nome, poi me lo dici. Allora, Vabbè, Daniela, una bacchetta magica. No, non è una bacchetta magica. Allora, io inizio il racconto. Appena finisco il racconto, voi scrivete il messaggio e vediamo chi indovina. Allora, strumenti musicali senza regole, si intitola questa storia di oggi. C'erano una volta 7 strumenti musicali che vivevano tutti nella stessa stanza. Rosy, aspetta, Rosy, il direttore d'orchestra. Brava Rosy, ma siete bravissimi. È la bacchetta del direttore d'orchestra, perché oggi faremo i direttori di orchestra qui, con i nostri strumenti musicali. Bravissima Rosy, bravissimo Samuel. E allora, ricominciamo. C'erano una volta 7 strumenti musicali che vivevano tutti nella stessa stanza. Erano un pianoforte, un violino, una chitarra, un flauto, le maracas, una cornetta, scritto male forse, e una batteria. Vivevano assieme, ma non andavano d'accordo. Erano così orgogliosi che ognuno pensava di essere il re degli strumenti musicali e di non avere bisogno degli altri strumenti. Ciascuno strumento voleva suonare le melodie che aveva dentro il cuore e non accettava di eseguire uno spartito scritto da un altro strumento. Tutti loro ritenevano lo spartito un'imposizione che violava il loro modo, in modo intollerabile, la loro libertà musicale, e si sentivano costretti. Ogni mattina i 7 strumenti musicali si svegliavano presto e ognuno cominciava a suonare liberamente le proprie musiche. Quindi immaginatevi il pianoforte, il violino, di tutti che suonavano. Per superare gli altri però, il suono degli altri strumenti, ciascuno usava i toni più alti, più forti e più violenti di cui era capace. Quindi il risultato dentro quella stanza era soltanto una grandissima confusione e tanto rumore. Una notte capitò che la batteria non riuscisse proprio a chiudere occhio per il nervosismo e per passarsi il tempo cominciò a scatenarsi con tutte le percussioni. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Gli altri strumenti arrivarono alla soluzione di separarsi e andarsene ognuno per conto proprio. Stavano quasi lì per uscire dalla stanza quando alla porta bussò una bacchetta.
con uno spartito, in cerca di strumenti da aiutare. Parlando con garbo e diplomazia, la bacchetta offrì a tutti gli strumenti musicali presenti lì di provare a fare una nuova esperienza, suonare ognuno secondo la propria natura, ma con note, con ritmi e con tempi ben precisi. Allora la bacchetta disse: con un occhio guardate lo spartito e con l'altro i miei movimenti. Stanchi del rumore e della confusione in cui vivevano e incuriositi da quello che gli disse la bacchetta magica, la bacchetta d'orchestra, gli strumenti accettarono. Al via dato dalla bacchetta si fa così e si inizia. I sette strumenti iniziarono a suonare con passione, dando ognuno il meglio di sé. Durante il concerto, la felicità di ogni strumento aumentava sempre di più, così come il piacere di ascoltare gli altri strumenti. Quando la bacchetta fece cenno di chiudere per indicare la fine del brano musicale, vi fu un'immensa felicità che riempiva il cuore di ogni strumento musicale. Aveva appena eseguito il brano che abbiamo poco fa ascoltato. Che vuole raccontarci questa storia? Cosa ci vuole dire questa storia? Che nonostante parli di strumenti musicali, ognuno, anche noi, abbiamo bisogno sempre dell'altro. E per vivere tutti insieme abbiamo bisogno di regole di comportamento. Ognuno non può fare di testa propria e decidere e comandare e pensare che alzando la voce io sono più forte dell'altro. No, no, dobbiamo avere tutti delle regole comuni da rispettare e tutto andrà meglio e saremo tutti quanti più felici. Ecco, questa è la storia degli strumenti musicali che non avevano regole. Ma fortunatamente è arrivata la bacchetta dell'orchestra, del direttore di orchestra, che ci ha portato il grande libro delle storie, che ha risolto tutto e che ha messo d'accordo tutti gli strumenti musicali. E oggi vogliamo proprio parlare di strumenti musicali. Prima vi dico come abbiamo realizzato questa bacchetta d'orchestra. L'abbiamo realizzata, sapete, con una bacchetta. Si può realizzare, non questa, con una bacchetta, quella per mangiare dai cinesi, quella del riso che si mangia lì dai cinesi. E poi si può modellare il manico con la cera, quella che si trova in alcuni formaggi, che avvolgono i formaggi, la cera ad esempio lì del galvanino o in altri formaggi, che c'è quella cera esterna che serve per proteggere il formaggio all'interno, si modella tutto qui, vi potete realizzare la vostra bacchetta d'orchestra, del direttore di orchestra, e ognuno avrà la sua bacchetta personalizzata. Io per adesso la nostra bacchetta che ci ha portato il baule magico e il grande libro delle storie la metto qui e questa la poso. Allora, Folletto, c'è qualche altro messaggio mentre Luna si sta rilassando? Forse è stata la storiella degli strumenti musicali che l'ha fatta rilassare. Daniela, per la batteria. No, ah, stava dicendo ancora no. Ha indovinato Rosy. Angela, punto interrogativo, punto. Poi? Letizia, complimenti a tutto lo staff del libro del Felice. Ciao Letizia, un bacio! Mariella, ciao Melania. Ciao Mariella, benvenuta. Lucia, ciao maestra Melania, brava come sempre. Ciao Lucia, grazie, benvenuta. Giuseppa, buon pomeriggio Melania. Ciao Giusy, benvenuta anche a te. Allora, bene. E allora, come primo strumento musicale, visto che è uno strumento che ha bisogno un po' più di tempo per essere descritto, vi voglio fare vedere come abbiamo realizzato lo strumento della pioggia. Ah, prima di iniziare con gli strumenti, no, io sono sbadata oggi, sono un pochettino confusa.
Vi devo dire un'altra cosa. Anche il nostro corpo produce dei suoni. Ad esempio, con le nostre manine, se noi battiamo un ditino sull'altro palmo della mano, il suono che uscirà sembra quello di una pioggerellina lieve, 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 lieve. Vogliamo provare? Mettete una manina così e con l'indice iniziamo a batterlo. E lo facciamo lentamente. Poi aggiungiamo un altro ditino, ne mettiamo due. E la pioggia diventa più forte. Poi tre. L'acquazzone. E diventa più veloce. Poi quattro. La pioggia aumenta. E poi cinque, il diluvio. E così anche noi con le nostre manine abbiamo prodotto un suono. Ma se ad esempio noi ci tappiamo le orecchie con le dita così e schiacciamo forte forte, riusciremo a sentire il suono del nostro respiro. Provate anche voi insieme a me, bimbi. Chiudiamoci qua le orecchie forte forte bene bene e respiriamo profondamente. E vedrete che sentirete da dentro il vostro corpo il suono del vostro respiro. Beh. Avete sentito che bello? Si sente dentro il nostro corpicino il suono del nostro respiro. Respirate profondamente tappandovi le orecchie. Ed è una bellissima sensazione. Sembra che voi siete soli in fondo al mare. Se chiudete gli occhi pure. E poi se battiamo i piedini facciamo un suono forte, forte, ancora più forte che sembra un tamburo. O possiamo anche schioccare le dita. E produrremo un altro suono. Vedete, anche con il nostro corpo, oppure battere le mani qui sul petto, oppure battere le mani sulle nostre gambe. Possiamo anche schioccare la lingua. Quindi, vedete, con il nostro corpo possiamo fare un bellissimo concerto, oltre a costruire gli strumenti musicali. Quindi divertitevi anche voi a fare un concertino con i suoni del vostro corpo. E allora, per iniziare a costruire strumenti musicali iniziamo da questo. Questo, sapete, è il bastone della pioggia, perché se lo muoviamo lentamente così e facciamo scendere quello che c'è all'interno lentamente, sembrerà il suono della pioggia, perché gli oggetti che sono qui dentro scendono lentamente. Poi si rigira. Non so se si riesce a sentire. E sembra la pioggia che inizia lentamente a piovere e poi forte, forte, forte. Ma come l'abbiamo realizzato? Per realizzare il bastone della pioggia c'è bisogno dell'aiuto anche dei grandi, degli adulti. Quindi vi faccio vedere cosa serve. Intanto serve il rotolo che c'è all'interno degli Scottex, quelli grandi, dei rotoloni. Che è questo qua più grande. Io ne avevo soltanto uno e ho realizzato questo. Questo ad esempio è quello della pellicola o della carta d'alluminio, però è più piccolino come dimensione. Serve questo più grande, ma per farvelo vedere ve lo faccio vedere con questo. Poi servono degli stuzzicadenti, questi di legno. Poi serve, questo lo devono fare gli adulti, uno spiedo, quello di ferro, per fare dei buchi all'interno del nostro rotolo. E poi serve la pasta, ad esempio le conchiglie, queste piccoline così, da rompere. Poi i legumi, un mix di legumi, lenticchie, fagioli. Un po' di couscous io ho messo all'interno. Se avete ad esempio le conchiglie, potete utilizzare le conchiglie spezzettate oppure i gusci delle noci rotti. Dipende che cosa avete, perché dobbiamo fare un mix di oggetti più grandi, sempre schiacciati, più piccolini. Allora, vi faccio vedere. Seguendo la linea che c'è attorno al rotolo, dobbiamo fare dei buchi da una parte e farlo uscire dall'altra parte, così. All'interno di questi buchi, seguendo la linea, dobbiamo andare a inserire questi stuzzicadenti
Ora vediamo se qui ci riesco, perché stamattina per fare quello ho perso un pochettino di tempo, vedete? Lo stuzzicadenti, genitori, lo dovete inserire da una parte e far uscire dall'altra parte. Così ne farete tanti, sempre a girare, in modo tale che gli stuzzicadenti poi all'interno si incrociano e rallentano il movimento degli oggetti che andiamo a mettere qui dentro, ok? Quindi ne facciamo un altro qui, così, sperando di non farmi male. Stamattina non mi sono fatta male, anche se c'era qualcuno che diceva attenta che ti fa male, attenta che ti fa male. E ho detto ora mi faccio male, ora mi faccio male. Invece no, non mi sono fatta male. E quindi inseriamo il nostro stuzzicadenti cercando di non romperlo e lo facciamo uscire dall'altra parte. Quindi questa è un'operazione che dovete fare voi adulti, va bene? Dopodiché, dopo che abbiamo messo tutti questi stuzzicadenti, rompiamo le parti che escono, le eliminiamo, quindi deve rimanere lo stuzzicadente incastrato all'interno, le eliminiamo e chiudiamo la parte qui sotto, un'estremità, con un pezzetto, con un foglio. Aspettate che prendo un foglio da qui e lo scotch, il nastro adesivo, ok? Facciamo un cerchio un po' più grande della dimensione del nostro rotolo. Oggi mi si rompono tutte cose. Facciamo un cerchio un po' più grande della dimensione del nostro rotolo. Si ritaglia e dopodiché andiamo a chiudere la nostra estremità. Oppure potete utilizzare anche, sapete che cosa? La pellicola trasparente per chiudere il foro. Mettetene più strati ovviamente, perché altrimenti c'è il rischio che si possa bucare, quindi serve qualcosa che blocchi l'uscita degli oggetti che noi poi andremo a inserire all'interno. Facciamo dei buchettini qui, dei taglietti, in modo tale che il foglietto si pieghi, ok, e blocchiamo il nostro pezzetto di carta con dello scotch. Ci sono commenti, Folletto? Saluti? Sì. Dimmi. Gina, buon pomeriggio a tutti. Ciao Gina, ciao Marina, buon pomeriggio a voi. Daniela, come sempre eccezionale. Grazie Daniela. Anna, storia interessante. Grazie Anna. Daniela, che lavoretto ci proponi oggi? Siamo curiosi. Questi qua, vedi Daniela. Angela, eppure la bacca di Harry Potter. La bacchetta di Harry Potter, si può realizzare anche la bacchetta di Harry Potter, brava, brava Marta. E allora, quindi qui all'interno poi si andranno a creare tutte queste, questi incroci di, lo dovete fare per tutta la lunghezza del tubo, genitori, in varie parti, ok? E dopodiché, dopo che abbiamo bloccato, andiamo ad inserire un po' di couscous, un poco di legumi. I legumi servono sempre. E poi la pasta. La rompiamo un pochettino, deve rimanere un po' più grossetta, in modo tale che blocca gli altri elementi all'interno più piccolini, ok? Se non avete, se avete le conchiglie, anche le conchiglie vanno bene. La rompiamo un pochettino, facciamo scendere tutto e poi chiudiamo l'altra estremità, sempre alla stessa maniera. Disegniamo un cerchietto, dopodiché facciamo dei taglietti oppure, come ho detto, con la pellicola trasparente, così, in modo tale che questi lembi si possono piegare e chiudere bene, e poi si chiude con il nostro nastro adesivo. Quando avete poi rotto gli stuzzicadenti e sono rimasti all'interno, se volete, per bloccare gli stuzzicadenti, mettete della colla nei buchini e poi lo rivestite con lo scotch oppure con della carta, in modo tale che non posso uscire più nulla. E poi lo decorate e lo dipingete come questo. Ovviamente qui ho messo pochi stuzzicadenti e quindi il movimento è più veloce. Invece in questo il movimento è più lento degli oggetti all'interno. E c'è proprio l'effetto della pioggia. Scendono lentamente.
Così. Ti piace? E noi l'abbiamo decorato con l'arancione, col blu, col verde, ci potete fare dei puntini, delle X, quello che piace a voi. Quindi questo è il nostro tubo della pioggia e vi fa anche rilassare sentire questo bel suono. A me fa rilassare tanto. Il folletto vuole provare, avvicinalo lì e fai sentire il suono che produce il nostro bastone della pioggia, mentre io levo quello che c'è qui sopra. Lentamente, fallo vedere. Ok, perfetto. Dammi. Dopo che abbiamo finito di fare il nostro bastone della pioggia, lo mettiamo qui, possiamo realizzare sempre con l'utilizzo, anzi con l'utilizzo non sempre, di una bottiglietta di plastica. Cosa dovete fare? Dovete andare a tagliare la parte finale della bottiglietta, vedete? Questa qui, genitori. E poi bimbi o genitori fate dei taglietti verticali, così, così dal basso verso fino alla parte dove poi la bottiglia si piega, si arrotonda. Tanti taglietti, devono venire tante striscioline, tante tante tante. Questa è come se fosse una spazzola che si può o passare così in dei bordi o con le manine, e questo è il suono che produce. Lo potete fare lentamente, lo potete fare più velocemente, così il suono cambierà, sarà più leggero o più forte. Più lentamente. Ora lo faccio provare al folletto. Il folletto è curioso, fallo vedere vicino alla telecamera come funziona. Ok? Ce la fai, lo puoi prendere. Così nel frattempo preparo l'altro materiale. Davanti alla telecamera. Non sei davanti alla telecamera, mettiti in piedi di là, che così ti viene bene. Ok. E così producete quest'altro tipo di suono, tipo una spazzola. E ci saranno tutte queste striscioline che si muoveranno e produrranno un suono. E questo è un altro esempio di strumento musicale. Dopodiché, con l'utilizzo, vado veloce perché ce ne sono diversi, con l'utilizzo di una cannuccia, una semplice cannuccia di plastica, che cosa dovete fare, bimbi? Su per giù, contando 2,5 cm, così, dovete stringere la parte finale forte, 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 anche con i denti, così. Forte, forte. Stringere, deve diventare sottile, sottile, come quando bevete i succhi di frutta e con i denti stringete e masticate la cannuccia e la fate diventare sottile, sottile, sottile. Così, in caso vi aiutate anche con qualche altra cosa. Oh, e dopo che abbiamo schiacciato bene la nostra cannuccia, dobbiamo fare un tagliettino da una parte, un tagliettino dall'altra, formando un triangolino. Dov'è Luna, folletto, che non lo vedo più? Luna, vieni qua, Luna. Cercala. E facendo questi taglietti così a forma di triangolino, quindi dobbiamo lasciare la nostra cannuccia così a forma di triangolo, faremo un bel fischietto. Vediamo se mi funziona. Oggi funzionava, vediamo se adesso funziona, faccio brutta figura. Aspettate, provo con questo che è più schiacciato. Mi funziona più, folletto, oggi funzionava. Ecco, la trombettina. Una bella trombettina, perché il suono passerà qui. Non la trovo, Luna. Chiamala. Luna. Passerà qui e faremo una bella trombetta come quelle di carnevale. Luna, vieni qua. Non dovete stringere forte forte le labbra, non dobbiamo chiuderla la cannuccia, va bene? Eccoci, è realizzata la nostra trombettina soltanto con una cannuccia. Facile, facile, facile. E quindi abbiamo già realizzato 3 strumenti musicali.
La vai a cercare per favore. Cercare. Dopodiché possiamo realizzare una bella batteria. Che dite? Volete suonare la batteria? Quindi il bastone della pioggia, la trombettina, la nostra spazzola. E adesso realizziamo una bella batteria. Che cosa ci serve? Ci serve un barattolo di latta. In questo io avevo il caffè, quindi quello di latta, così, per favore. L'ho soltanto rivestita per decorarla, non dovete fare nulla con questo. Mettete il tappo e lo mettiamo qui, questo già è pronto così. Invece con quest'altro vasetto dovete ricoprirlo, coprire il vostro vasetto, bimbi, con una pellicola, quelle più rigide, ad esempio le buste delle confezioni d'acqua, che è una pellicola più spessa, la dovete bella tirare, 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 deve diventare aderente, e poi la chiudete con un nastro. E con questo realizziamo le nostre percussioni, la nostra batteria. E adesso vi faccio vedere come suonerà. Quindi mettete questa pellicola, la chiudete bene con un laccio e tirate, tirate, tirate finché non sarà bello teso, ok? Perché deve, per produrre il suono, deve essere bella tesa la pellicola. Quindi questo lo mettiamo qui e facciamo il nostro tamburo e le nostre percussioni. Io per suonare utilizzo questa bacchettina, che è quella per il miele, per prendere il miele, ma potete utilizzare anche le bacchette, quelle che si utilizzano per chiudere dei libricini, oppure potete utilizzare le bacchette, quelle del sushi, oppure potete utilizzare un cucchiaio di legno della mamma. Quindi quello che avete in casa. Quindi vogliamo provare la nostra batteria se suona. Che begli strumenti! Quindi possiamo divertirci a costruire una bella orchestra. Vedete, questo è un vasettino, sempre pure di latta, quindi lo potete utilizzare anche per ricreare questo suono da questa parte. Ok? E io l'ho utilizzato per fare le percussioni, mettendo questa pellicola che è più resistente, non si buca. Dovete trovare una pellicola che sia bella resistente tirandola e che non ci sia il rischio che si buchi. Folletto, c'è qualche messaggio? Perché vedo che ci sono tanti messaggi mentre finiamo di preparare i nostri strumenti. Gina, Marina con le manine fa un attacco torrenziale. lo so, mi immagino. Daniela, un abbraccio virtuale a Marina, a tutti i bimbi. Grazie Daniela. Mariella, originale come idea. Grazie. Bella idea, Daniela. Grazie Daniela. Gina. Mi raccomando, provate la trombetta con la cannuccia, è facile facile. Carina questa idea, li faremo anche noi. Brava Gina. Daniela, quanto è bella la musica. Sì, la musica è fondamentale, il ritmo è fondamentale. Adesso ne parliamo del ritmo, quindi. Daniela, immagino un'orchestra di bambini. Bellissimo, quanto mi manca fare l'orchestra a scuola con i miei bimbi. Rosellina, bravissima Melania. Ciao Rosellina, benvenuta, un bacio. Valeria, bellissima questa storia sugli strumenti. Grazie Valeria. Daniela, il bastone della pioggia è bellissimo. Ed è semplice da realizzare. Ovviamente i bambini hanno bisogno dell'aiuto di un adulto per inserire le varie cannucce e i vari stuzzicadenti, però non ci vuole molto tempo. Daniela, che bella trombetta, l'idea è originalissima. È facilissima da realizzare. Facile, facile. Mariuccia, ciao Melania. Ciao Mariuccia, benvenuta. Dopodiché, sempre con l'utilizzo di una bottiglietta, sono finiti i messaggi, scusa Folletto, ok. Per favore vai a recuperare quella luna. Non la trovo. Con l'utilizzo sempre di una bottiglietta,
realizzeremo le nostre maracas, oppure se non avete la bottiglietta potete utilizzare i vasettini dello yogurt chiudendoli così e mettendo lo scotch, oppure potete utilizzare gli ovetti, quelli delle sorprese che si trovano all'interno degli ovetti Kinder, mettendo all'interno un poco di fagioli, di lenticchie. Oppure potete utilizzare i contenitori, siccome c'è stato da poco Pasqua, sicuramente i bimbi hanno a casa i contenitori delle sorprese dell'uovo di Pasqua, quindi potete utilizzare quelli. A me purtroppo metà si è rotto, quindi non l'ho potuto utilizzare, ho usato una bottiglietta, ok? Quindi sbizzarritevi ovviamente con le cose che avete dentro. Io l'ho fatto con una bottiglietta che avevo della Coca-Cola piccolina, vedete? L'abbiamo realizzato così. Abbiamo pitturato la nostra bottiglietta a fantasia e all'interno abbiamo messo fagioli, lenticchie, tutti i legumi che avevamo sparsi un pochettino qui tra il materiale. Si chiude e sono facili, facili, facili. Chiudiamo e abbiamo realizzato le nostre maracas, pronti per ballare. Ecco dove era Luna. Luna, ma dove te ne vai in America, Luna? Era fuori dal Luna, balcone. Dove te ne vai in America? Era fuori dal balcone. Va fuori in balcone a guardare i suoi amici animali, vero Luna? Perché Luna vuole scendere, dopo scendiamo, dopo la diretta. Dopo che salutiamo i bimbi, ci andiamo a fare una passeggiata in acqua sotto casa. E allora, e con questo abbiamo realizzato le nostre maracas, semplici, semplici, semplici. E poi l'ultimo che ho preparato oggi per voi, poi sabato ne faremo altri, bimbi, altri strumenti per realizzare un'orchestra gigantesca. Avevamo qui una scatola piccolina, ho fatto un buco qui davanti a questa scatoletta e ho messo con l'aiuto... questo lo dovete fare voi genitori, due elastici belli tirati da una parte all'altra e li ho legati. Io avevo i chiodini e fermacampione, perché essendo maestra io qui ho tanto materiale che mi serve per i lavoretti della scuola, ma voi potete fare un buco nello scatolo e fare un bel nodino oppure legarci un bottoncino all'interno per bloccare bene il filo, perché deve essere abbastanza tirato l'elastico, ok? Da una parte tenete gli elastici sollevati con un pezzetto di legno, io ad esempio ho messo il colore a cera per tenerli sollevati, in questo modo il suono si sentirà meglio, perché risuonerà all'interno della cassa. E questa è una piccola chitarrina, che se lo pizzichiamo con le nostre unghiette, potete mettere un elastico più spesso, un elastico più sottile, che farà un suono differente. Io avevo soltanto questi fini fini, non avevo altri elastichini, quindi ho messo questi qua, potete metterne due, tre, quattro, dipende quanto è grande la scatola che voi avete, anche con la scatola di scarpe lo potete fare. E realizzeremo la nostra bella chitarrina piccolina per i bimbi. E questo è un altro strumento, il folletto ve lo fa vedere vicino la telecamera. Vai folletto e poi mi dici se ci sono messaggi. Io mi accarezzo a Luna. Prova a suonare. Ok. Abbiamo fatto, guardate quanti strumenti che abbiamo realizzato, la chitarrina. Ditemi nei commenti qual è il vostro strumento preferito che abbiamo realizzato oggi, fatemi sapere, sono curiosa anch'io di sapere. Abbiamo realizzato la chitarrina, le due percussioni, le maracas, la nostra trombettina molto carina, la spazzolina che fa questo rumore, è il tubo della pioggia, il bastone della pioggia. E allora, qual è lo strumento che voi preferite? Lo strumento che abbiamo realizzato, uno strumento che abbiamo realizzato oggi è uno strumento che vi piace suonare o che sapete suonare, non lo so. Io sapevo suonare la chitarra, mi si è rotta, mi si sono rotte le corde, la devo far aggiustare e vedere se mi ricordo di nuovo come suona. Nel frattempo io suono la trombetta. Folletto, leggimi i messaggi per favore. Sì, allora. Vai col letto. Un attimo. Vieni qua, vieni qua. Forse ha paura della trombetta. Mariuccia di Angela.
Stando ascoltando anche i miei due gatti. Brava Angela, bravi gattini! Daniela, wow, bimbi, ora con questi strumenti potreste formare una band musicale. Sì, sì. Daniela, Luna, ci sei mancata? Se ne va ogni tanto a farsi le passeggiate, Luna, secondo me, perché si è spaventata della trombettina, può essere. E allora, spostiamo tutto perché vi devo fare vedere una cosa importante. Per suonare però bene, dobbiamo realizzare un'alternanza di suoni e di silenzi. Come si fanno queste alternanze di suoni e di silenzi? Dovete realizzare il vostro spartito. Nella storia, vi ricordate, si è parlato di spartiti. Cosa sono questi spartiti? Sono delle note musicali che gli artisti, i musicisti, sanno leggere e fanno suonare il loro strumento. E noi dobbiamo fare anche la nostra alternanza dei suoni e dei silenzi. Come si fa questa alternanza dei suoni e dei silenzi? Prendiamo un colore. Dovete fare nel vostro spartito delle linee così orizzontali, delle righe. Allora, i suoni li disegniamo come dei puntini, delle palline, ad esempio. Una pallina, un'altra pallina. Il silenzio invece si fa con una X. X. Poi un'altra pallina. Io sto realizzando la mia musica, la mia alternanza di suoni e di silenzi. Un'altra pallina, un'altra pallina, un'altra pallina. Luna, ti sta piacendo questa alternanza? Mi vuoi dare qualche consiglio? Un'altra pallina e un'altra pallina. Guardate, vi faccio vedere come si suona. Lo faccio ad esempio con la bocca e poi lo facciamo con la trombetta. Quando c'è la pallina dobbiamo dire boom, ok? Provateci anche voi insieme a me. Boom, boom, shh. Quando c'è la X dobbiamo dire shh, silenzio. Quindi, boom, boom, shh. Boom, boom, shh. Boom, 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 shh. Boom, boom. E lo stesso lo potete fare con lo strumento. Se ad esempio utilizziamo la maracas, quando ci sono le palline la muoviamo, quando c'è la crocetta ci fermiamo, ok? Vediamo se funziona. Lo poggio qui e lo seguo con la bacchetta dell'orchestra, del maestro. Vediamo. E così abbiamo realizzato la nostra melodia, la nostra musica. Ti piace? Quindi potete voi sbizzarrirvi a scrivere il vostro spartito con tante palline, tante X, potete mettere tre palline e due X, come piace a voi, e poi provate con gli strumenti. Una pallina e una X, un'altra pallina e un'altra X. Vediamo se, di provarlo con la trombetta, vediamo se mi riesce. Faccio questo esperimento insieme a voi. Vediamo. E abbiamo realizzato la nostra musica. Ad esempio potete anche fare che le palline sono uno strumento e le X sono un altro strumento. Vediamo se funziona. Quindi le palline con la trombetta e le X con la nostra maracas. E così già stiamo realizzando la nostra orchestrina. Ecco, spero che queste nostre idee vi siano piaciute, quindi ricordatevi dell'alternanza suoni, silenzi, oppure dell'alternanza di uno strumento musicale e di un altro strumento musicale. Così imparerete a diventare degli ottimi musicisti anche voi. Folletto, ci sono dei commenti? Luna, vieni qua, Luna. Ha paura della trombetta. Vieni qua, Luna, non suono più. Vieni, Luna. Gina, Daniela e Romano, un abbraccio da noi. Ciao, ciao. Gina, Luna, dove ti sei nascosta? Qui è Luna. Si spaventava. Gina, a Marina gli piace tutto quello che fa rumore. Lo so. E fagli fare tanto rumore. Fagli fare tanta musica che gli fa tanto bene a Marina.
Ok, cosa dovevo dire? Ecco, per concludere voglio salutarvi con la musica che abbiamo ascoltato poco fa. La rimettiamo che balliamo un pochettino tutti insieme. Quindi bimbi, mettetevi in piedi anche voi genitori che balliamo un pochettino con gli strumenti musicali. Siete pronti? Vediamo, la preparo. Ok, pronti? Via! Io uso pure la mia maracas per suonare. Folletto, che strumento vuoi? La pioggia. Il folletto vuole il bastone della pioggia. Tieni. Allora, pronti? Via! Tutti in piedi vi voglio vedere. Mettete mi piace, mi raccomando. Vogliamo bene a tutti i bimbi che ci seguono.
e anche a chi non ci segue, diteglielo di seguirci, mi raccomando. E mandatemi i vostri lavoretti sul gruppo Facebook Il Libro Infinito. Vi aspettiamo sabato. Baci! Ciao a tutti!